Benvenuti a bordo, viaggiatori. Io sono Grizzly. Nel luglio del 2004 nasceva il mio primo blog, Diario di Viaggio. Diario di Viaggio è stato il compagno di mille avventure, non a caso, anzi in realtà un po' più di mille, perché ci sono quasi 1500 articoli ad oggi. È stato un'importante pagina della mia storia, sono stato un blogger e in fondo Diario di Viaggio on the road, quello che è seguito al blog, è stato un modo di promuovere il blog, di farlo diventare qualcosa in più, oppure, come dice il buon Filippo altro quando, sono sempre un blogger a cui semplicemente si è rotta la tastiera, visto che sottotitolo i miei video, in realtà la tastiera non si è rotta e funziona ancora, ma mi è piaciuta molto quest'idea. Comunque, nel luglio del 2004 nasceva Diario di Viaggio, però sentivo l'esigenza di trovare uno spazio per qualcosa di un pochino più specifico. All'inizio è stato un blog anche quello, ed è Le Pagine Oscure, nato a settembre del 2008. Adesso l'estensione delle Pagine Oscure, secondo me, è naturalmente senza filtro il mio canale di vlog su Pornhub. Bene, oggi vorrei parlarvi di quello che è in generale un po' l'idea del lato oscuro, e lo vorrei fare parlando del lato oscuro del mio blog, per cui cominciamo questo episodio un po' più dark del solito, probabilmente, di Diario di Viaggio on the road. Sigla! In un episodio dei Simpson, il buon Homer è accusato di aver molestato una babysitter. Durante l'episodio vediamo che va a una trasmissione televisiva per cercare di chiarirsi, ma il risultato è che questa trasmissione televisiva fa un uso particolarmente creativo del video editing per lanciare un messaggio che non sta né in cielo né in terra. Bene, oggi vorrei parlare di un canale YouTube che è dedicato ai Simpson e che utilizza in maniera particolarmente creativa il video editing. Se lo guardiamo dall'esterno, quello che possiamo dire è, vabbè, è un canale di YouTube poop sui Simpson, perché in fondo quello che fa è rimontare gli episodi dei Simpson, scenette dagli episodi dei Simpson, creando un significato completamente diverso. Però quello che fa a livello di editing è estremamente ben curato nel cercare di lanciare dei messaggi totalmente allucinanti, creando una sorta di faccia nascosta della luna, un Dark Side of the Moon, nell'ambito dei Simpson. Le Pagine Oscure dei Simpson, che è qualcosa di molto molto interessante, è un esperimento secondo me veramente meritevole, eppure anche un tantino inquietante. Il canale si chiama Dark Simpsons, ve lo lascio linkato sul doobly-doo e sulla scheda, e se vi piacciono i Simpson vi consiglio di andare a dargli un'occhiata, ma vi avverto prima, tutti i suoi contenuti sono dannatamente inquietanti. Cominciamo col parlare di Pulp Fiction, e vediamo una sorta di parodia di Pulp Fiction fatta con i Simpson, ed è qualcosa di veramente molto interessante, fa vedere sotto un occhio diverso, per esempio, il personaggio di Herman, questo strano tizio con un solo braccio e con una storia molto travagliata alle spalle. Questo rende questa storia ancora più strana, sicuramente. Ma soprattutto, sin da subito, questo montaggio mette in evidenza le grandissime doti di editing dello youtuber, che riesce a lanciare questo messaggio completamente diverso con veramente grandissima maestria. Quindi il primo video che vi segnalo del canale Dark Simpson è la parodia di Pulp Fiction, video che trovate linkato sul doobly-doo e sulla scheda, andate, dategli un'occhiata, e vedrete che ne rimarrete stupiti, perché veramente è qualcosa di molto sottile, ma molto molto ben fatto. E restando nell'argomento oscuro, in fondo il pane quotidiano di questo canale,
generale, e parlando anche un po' di quelli che sono i movimentati fatti di cronaca di questi giorni, parliamo un po' di violenza della polizia, e ne parliamo analizzando un video che vuole raccontarci la storia della violenza della polizia sotto il punto di vista di Springfield, con un comportamento pesantemente discutibile da parte del commissario Winchester. Ecco quindi che il secondo video che vi voglio segnalare, che in parte è una sorta di denuncia per la corruzione e la violenza della polizia americana, e dall'altra è un modo di guardare con la simpatia e la peculiarità di questo personaggio, e con questo editing molto molto particolare. Per cui il secondo video che voglio segnalarvi del canale Dark Simpson è quindi la condotta di Winchester, minisodio numero 6, video che trovate linkato sul doobly-doo e sulla scheda, andate, dategli un'occhiata. Il canale si chiama Dark Simpson e fa questi montaggi, questi editing molto particolari, in cui costruisce degli episodi dei Simpson, dei brevissimi episodi o dei momenti dei Simpson, sotto una chiave di lettura particolarmente dark, ed è molto molto interessante anche come esperimento in sé. Parlando di lati oscuri, come dicevo nell'introduzione di questo vlog, io ho aperto le pagine oscure nel 2008 perché cercavo uno spazio per mettere un po' quelle che erano le mie lucubrazioni mentali su internet, e già da un po' avevo aperto il blog e riuscivo a gestirlo abbastanza bene. Dopo i primi 4 anni Diario di Viaggio mi aveva dato le mie piccole grandi soddisfazioni, ero riuscito a non abbandonare il blog a se stesso, ma sentivo il bisogno, visto che mi ero creato anche una certa tipologia di pubblico molto eterogeneo, sentivo il bisogno di creare uno spazietto in più, qualcosa di più dedicato a delle lucubrazioni mentali più profonde, a qualcosa di meno sottoposto al filtro del politically correct. Ed è per questo che nel 2008, appunto, ho aperto Pagine Oscure, che da una parte è stato il blog che ha ospitato i miei racconti, anche quelli un po' più particolari, e dall'altra, seguendo l'idea di Diario di Viaggio on the road, che è divenuto la continuazione in video di Diario di Viaggio, ho pensato di portare anche le Pagine Oscure a un secondo livello, creando il vlog senza filtro sulla piattaforma Pornhub, perché essendo una piattaforma per adulti, so che quantomeno attiro una differente categoria di pubblico, e ho la possibilità di fare i miei ragionamenti e le mie elucubrazioni mentali in maniera molto più immediata e diretta, appunto senza il filtro del linguaggio, senza il filtro dell'editing video, senza moltissimi filtri, parlando schiettamente di determinati argomenti. E anche senza filtro mi sta dando delle soddisfazioni molto molto particolari, per cui tra l'altro se non seguite il mio vlog senza filtro e siete interessati a qualcosa di un pochino più specifico, trovate il link del vlog sul doobly-doo, è un canale vlog safe for work su Pornhub. Ricordate che siete comunque su una piattaforma per adulti, troverete tra l'altro pubblicità destinata agli adulti, consideratelo. Ma detto questo, ecco la mia domanda, ed è una domanda molto particolare. Di ogni cosa vediamo il lato luminoso, il lato illuminato dal sole, il lato pubblico, eppure tantissime cose alle spalle hanno anche un lato oscuro. Ora, io sono un vlogger che ha deciso di creare anche questo piccolo spazio oscuro per delle considerazioni senza nessun filtro, ma non sono il solo che ha aperto un secondo canale di vlog dedicato appunto a questa tipologia di considerazioni, destinato a un pubblico differente. Voi che cosa mi dite? Seguite qualche youtuber che ha un secondo progetto, magari su Pornhub o sempre su YouTube o su qualche altra piattaforma, però che è destinato a un pubblico radicalmente differente, a dei contenuti magari completamente differenti rispetto al proprio canale principale? Pensate che sia qualcosa di interessante, che possano venirne fuori comunque delle considerazioni funzionali, oppure no, pensate che sia un inutile modo di cercare di saturare i social, mettendosi da una parte per attirare una fascia di pubblico e dall'altra per cercare di sifonare altro pubblico nei propri contenuti solo per magari scopi meramente economici? O magari c'è qualche via di mezzo, c'è qualcuno che lo fa con buona volontà e qualcun altro che invece cerca solo di sifonare contenuti per ottenere dei maggiori introiti economici? Non lo so, parliamone nei commenti qua sotto, oppure su Twitter con l'hashtag ddvotr. Bene, come sempre, ma alla luce del sole, siamo giunti in fondo al vlog.
blog. Se sono riuscito a farvi scoprire un lato oscuro, allora vi invito a mettere un bel pollice in alto e condividere questo vlog con i vostri amici, anche quelli un po' più particolari che cercano qualcosa di più oscuro. Iscrivetevi al canale, è gratuito e assumerete subito quel buon profumo di nuovo iscritto che ci piace così tanto. E sì, ignoro il funzionamento in base al quale quando voi vi iscrivete vi arriva questo buon profumo di nuovo iscritto, è qualcosa di oscuro. Seguite il canale Telegram, linkato sul doobly-doo e sulla scheda, per notifiche quando pubblico nuovi video o vado live sulle app social e ricevere piccole curiosità dietro le quinte. Infine, se vi piacerebbe che trattassi qualche argomento particolare sul diario di viaggio on the road, ditemelo in un commento qua sotto. Io sono Grizzly e questo è tutto, per cui come sempre grazie, ciao a tutti e ci vediamo alla prossima!